Giorgio La Pira salirà alla gloria degli altari. Papa Francesco lo ha deciso oggi promulgando il decreto delle virtù eroiche del sindaco di Firenze, laico cattolico che ha dedicato al bene comune tutta la sua vita. Giorgio La Pira è uno dei personaggi chiave della politica italiana negli anni della ricostruzione. Nasce a Pozzallo, provincia di Ragusa, nel 1904, dove diventa terziario domenicano. Approda a Firenze per concludere gli studi universitari in giurisprudenza e qui comincia la sua attività, prima all'università come professore di diritto, poi il suo impegno in politica che lo porterà a essere eletto sindaco del capoluogo toscano nel 1951. Il pane, quindi il lavoro è sacro, la casa è sacra, non si tocca impunemente né l'una né l'altra. Questo non è marxismo, è Vangelo, diceva. Questo era il principio alla base della sua attività che gli valse attacchi dalla destra economica, dalla sinistra comunista che lo guardava con diffidenza, dal giornalismo ufficiale e anche da una parte della stessa Democrazia Cristiana. Convintamente antifascista, fonderà Principi, una rivista passata alla storia. Lui si definiva un democristiano atipico, vantandosi di non avere la tessera di nessuno, solo quella di battesimo. Cercò di applicare a una città fisica, Firenze, le caratteristiche della Costituzione italiana che lui contribuì a realizzare insieme agli altri padri costituenti, una repubblica democratica fondata sul lavoro. E sicuramente il lavoro è stato uno dei suoi principali campi di battaglia, uno fra tutti il caso del Pignone, la fabbrica fiorentina che rischiava un fallimento disastroso con la conseguente perdita di più di 2.000 posti di lavoro che grazie all'impegno del neosindaco La Pira si trasformò in un successo con l'acquisizione della fabbrica da parte di Enrico Mattei e la trasformazione di quest'ultima in un'impresa ipertecnologica, nuovo volano per l'economia.